Candidato alla propria successione per la quarta volta a 77 anni, Abdelaziz Bouteflika è quasi sicuro di vincere, malgrado le condizioni di salute precarie. Condizioni di salute instabili che l'hanno costretto in ritirata durante la campagna elettorale portata avanti dai suoi più stretti collaboratori. Cosa però che non gli ha impedito l'affondo finale contro il principale avversario. A colloquio con il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato: ci sono appelli alla violenza, comportamenti poco ortodossi, poco democratici. Che un candidato minacci prefetti, autorità, di fare attenzione ai propri figli e alla famiglia, che cosa vuol dire? È terrorismo televisivo. Il candidato in questione è Ali Benflis, ex premier all'inizio degli anni 2000, ex magistrato e capo di gabinetto di Bouteflika, di cui ha diretto la campagna vincente nel 1999. È il diretto concorrente del presidente uscente, colui che ha fatto breccia tra l'elettorato più giovane, denunciando le frodi elettorali e facendosi beffa del presidente e delle sue rielezioni sospette. I 22 milioni di elettori algerini potranno scegliere tra 6 candidati, ma fatta eccezione per Bouteflika e Benflis, gli altri 4 sono più che altro dei figuranti. Tra loro Louisa Hanouno, unica donna, leader del Partito Laburista e deputata dal 1999, è alla sua terza elezione presidenziale. Seconda esperienza per Moussa Touati, candidato dell'FNA, Partito Nazionalista Conservatore. Anche Ali Fawzi Rebain si presenta per la terza volta e continua a denunciare i risultati di Bouteflika, ultimo Abdelaziz Belaid, ex membro del Fronte di Liberazione Nazionale, il più giovane fra i candidati. I 6 candidati alimentano la speranza che si potrebbe assistere a dei cambiamenti. Non è così per questo analista. Queste elezioni non porteranno all'alternanza e non hanno alimentato il dibattito politico. Sono diventate piuttosto un problema che si somma agli altri grandi problemi del paese, sostiene. L'Algeria continua ad attraversare una fase economica e sociale molto critica. La rielezione di Bouteflika potrebbe rappresentare una soluzione di compromesso.